Domenica 14 gennaio è l'ultimo giorno di Take Me I'm Yours e per celebrare il finissage di questa grande mostra con oltre 56 artisti abbiamo organizzato una giornata speciale condotta da Ansuri Hobris che insieme a Christian Moltaschi, Roberta Tenconi e Chiara Parisi è tra i curatori, che sarà una sorta di maratona di conversazioni, performance, momenti musicali, reading che durerà tutta la giornata. Ci abbiamo coinvolto anche molti artisti che non sono nella mostra, fra cui per esempio Maurizio Nannucci che realizzerà dei calendari del 2020 e un pezzo musicale inedito, Ruth Berasa che ha realizzato un lavoro sonoro, una giovane artista che ha realizzato un lavoro sonoro appositamente per questo evento, Otto Bonkanga che è un artista della mostra che performerà per la prima volta proprio domenica, quindi sarà una kermesse divertente in cui le parole si mescoleranno al suono, alle azioni dal vivo e speriamo di coinvolgere ancora più visitatori di quelli che hanno visto la mostra fino ad oggi. Titolo della giornata è Generosity, perché Ansuri Hobris ha detto che la generosità è il medium di cui è fatta questa mostra, cioè la possibilità di scambiare le opere, di prendere, di regalare, di lasciare, quindi l'idea è che l'opera d'arte deve circolare e in questa giornata anche le idee, lo scambio di punti di vista sarà basato appunto sul concetto di generosità. Il tutto avverrà su quello che vedete alle mie spalle, che è un palco ma è anche un'opera d'arte di Adelita Usnibei, un palco realizzato durante un workshop di questa giovane artista italiana insieme a degli studenti delle scuole medie di Milano, quindi un momento davvero aperto in cui tutti i linguaggi si incontreranno, in cui personaggi di diverse generazioni, artisti, curatori, designer, architetti dialogheranno apertamente e con il pubblico per oltre 5 ore.